Alcune sostanze presenti nel sedimento possono entrare nei livelli inferiori della catena alimentare ed essere bioaccumulate. Il bioaccumulo è il fenomeno secondo il quale alcune sostanze rimangono all'interno degli organismi viventi, perché questi non sono in grado di biodegradarle e quindi di eliminarle completamente. Le sostanze contaminanti sono trasferite ad altri organismi predatori lungo la catena alimentare e il predatore più in alto nella catena ne accumula quantità maggiori in un processo che la scienza definisce biomagnificazione. Normalmente, quindi, la concentrazione chimica di un contaminante nell'organismo di un animale è maggiore rispetto alla concentrazione dello stesso composto nell'organismo dell'animale che è parte della sua dieta. Tale accumulo può avere effetti tossici diretti sugli organismi all'apice della catena alimentare. Per esempio, il piombo può causare ritardo mentale e il mercurio, che si trasferisce dalla mamma al feto, può causare danni neurologici.